Paolo Zelatti, Victor Laszlo, sempre al Festival di Roma per seguire un film italiano, questa volta che sarà? Ali agli occhi azzurri. Andiamo? State Vai. Con noi. Ciao. Ali agli occhi azzurri, Victor è già in sala che si sta preparando, ci aspettiamo un film sicuramente interessante in cui il tema principale è l'immigrazione, come appunto le varie razze convivono, ambientato ad Ostia e diretto da Claudio Giovannesi che precedentemente ci ha regalato Fratelli d'Italia. Siamo ottimisti e ci sentiamo dopo per maggiori approfondimenti. State con noi. E siamo usciti adesso dalla sala, siamo andati a vedere questo film di Claudio Giovannesi che personalmente mi ha stupito tantissimo, penso che anche a te, nel senso non me l'aspettavo così interessante, devo essere sincero, sono stato piacevolmente colpito e è stato un modo un po' nuovo per quanto mi riguarda di trattare una materia già abbastanza sfruttata, no? Che è quella appunto del diverso, dell'immigrazione, applicato poi al mondo giovanile, no? È una sorta di... hanno fatto una cosa che a me è piaciuta molto, che è riprendere alcune cose tipiche della gioventù odierna, che sono state riprese anche da film come Tre metri sopra il cielo in maniera bruttissima, a mio parere, e che qui invece sono state rese al meglio, no? Hanno preso la stessa materia, ma l'hanno attualizzata tantissimo, l'hanno resa molto più realistica. Questa cosa mi è piaciuta veramente tanto. A me ha colpito la bravura degli interpreti, la storia non è originalissima secondo me, la tematica, quella dell'integrazione, è già stata trattata, ovviamente non si pretende neanche poi niente di nuovissimo con queste tematiche. Ali agli occhi azzurri mi ha colpito soprattutto perché gli attori, come diciamo, probabilmente, sicuramente alle loro prime... Sì, esperienze cinematografiche sicuramente, non so fino a che punto teatrali o così, recitano in un contesto quasi neorealista, insomma, sì. sono molto loro, infatti hanno mantenuto i nomi di battesimo, anche nei personaggi e questo secondo me li ha aiutati moltissimo. Esatto. E poi il titolo è emblematico, secondo me. Il titolo è emblematico, certo, molto, molto simbolico. Simbolicissimo. Un arabo con le lenti a contatto. Non c'è nessuna azzurre. Linea il film, esatto, è proprio esatto. Una... Perché sembra quasi che nel film venga perpetuato uno stereotipo, quello appunto dell'immigrato che deve, perché l'italiano lo vuole per forza delinquere, quando invece qua c'è un confronto costante tra l'italiano che è Stefano e Nader, sì, è un che è l'arabo. È un confronto di culture, non solo tra appunto l'Italia e il mondo arabo e quindi uno scontro da questo punto di vista, ma tra le varie etnie. Soprattutto uno scontro all'interno di una famiglia araba, tra chi vuole mantenere quello che è una tradizione e chi invece dice no, allora io sono nato in Italia, qui e quindi se mi volete integrato io mi comporto da italiano. No, quindi c'è questa contraddizione interna, che forse questo sì è un elemento tra i più originali che emerge da... È una cosa originale che mi è piaciuta, con questo direi che si può chiudere, è il fatto che tutte le cose sbagliate che Nader compie nel film non le fa in quanto diverso, ma in quanto essere umano. A me è piaciuto questo, ogni sbaglio che viene compiuto dal personaggio lo compie l'italiano quanto l'arabo quanto il rumeno. È proprio una questione di... cioè, la cultura c'entra fino a un certo punto, è proprio una questione di essere umano, secondo me. Sbagli sono fatti in quanto essere umano e non in quanto appartenente a un'etnia specifica. Probabilmente la chiave è proprio questa. Esatto. E tra altre cose, una cosa che mi è piaciuta tantissimo è la fotografia di Daniele Cipri, grande Daniele Cipri, che qui si contraddistingue perché ha usato una luce molto naturale, no? Si dà un tocco in più a quello che è, diciamo... l'approccio, come dicevo prima, usiamo sta parola pure neorealista. Sì, è un film vero, pellicola. Attori presi praticamente dalla strada, che sono molto loro, con questo gergo molto popolare, no? Anche che dà un realismo al tutto e la fotografia di Cipri, secondo me, è molto buona. Esatto. Noi vi salutiamo e voi continuate a seguirci. Ciao.